A Genova c'è stato un chiaro segnale di generosità da parte nostra, abbiamo accettato di tutto, di non presentare il simbolo, di cercare di trovare un punto di intesa. Questo segnale di disponibilità è stato equivocato, perché alla fine i 5 Stelle, per fare l'accordo, hanno detto che avrebbero scelto loro i nostri candidati. Ora, francamente, io faccio tutti gli sforzi possibili per fare un centro-sinistra vincente, ma non arriveremo mai al punto da permettere ai 5 Stelle di scegliere i nostri. E quindi, come ho sempre detto, se c'è lo spazio per fare il centro-sinistra insieme si fa, e se no nessuno di noi rinuncia alla dignità. Capisco che per Conte è difficile da capire, perché per noi la dignità vale più di una poltrona, per uno come Conte la poltrona vale più però di tutto. Conte l'accusa di essere divisivo e di aver sempre voluto distruggere il Movimento 5 Stelle. Io ho mandato a casa Conte per mettere Draghi. Questa per me è una medaglia al valore civile. E lo rifarei domani mattina, perché ritengo Mario Draghi meglio di Giuseppe Conte. Però, a differenza di Conte, non faccio politica con le ambizioni personali o i risentimenti personali. E quindi abbiamo dato la disponibilità, una volta che Elly Schlein ha aperto a un centro-sinistra vincente, di andare a sederci a un tavolo. In Liguria non è stato possibile, se sarà possibile alle elezioni politiche lo vedremo. Quello che è certo è che noi alle politiche ci saremo con una lista di centro-sinistra, se alleato o no lo vedremo e lo scopriremo solo col tempo, ma noi siamo quelli che hanno fatto le unioni civili. Conte è quello che ha bloccato le navi insieme a Salvini. Quindi che Conte dia lezioni agli altri di centro-sinistra fa un po' ridere. Detto questo, oggi la questione politica è molto seria. Quello che è successo a Beirut è oggettivamente una svolta nella vicenda del Medio Oriente. L'uccisione di Nasrallah e di tutta la leadership di Hezbollah credo che segni un cambio anche nella drammatica vicenda del Middle East. Dobbiamo adesso lavorare perché ci sia una pace duratura, dobbiamo lavorare perché il governo cambi passo, perché questo governo non sta funzionando. Conte passa le giornate a attaccare me, noi facciamo l'opposizione alla Meloni, a cominciare da questa strana vicenda di San Giuliano, di Ales, ma anche sulle questioni economiche, perché poi c'è il tema dello stipendio della gente che a casa, purtroppo, piaccia o non piaccia, vede l'inflazione crescere, vede il carrello della spesa costare di più, vede le accise che non vanno giù, e però gli stipendi sono sempre fermi. Questo è la rottura a Genova non è una rottura definitiva della possibilità che Italia Viva faccia parte del campo largo a livello nazionale alle prossime. È una rottura definitiva sulla Liguria. Noi a questo punto stiamo fuori dalla campagna elettorale perché non facciamo più in tempo, ce l'hanno detto all'ultimo minuto, altrimenti avremmo fatto una lista, e quindi che vinca il migliore tra Bucci e Orlando, o che perda il peggiore, dipende dai punti di vista. L'altra questione è relativa al futuro. Noi siamo disponibili a fare un centro-sinistra alternativo alla Meloni, ma non siamo disponibili ad andare con il cappello in mano. Se qualcuno pensa che Italia Viva rinunci al fatto per stare nel centro-sinistra debba dire, penso a Genova, che la Gronda non va bene, o debba dire che ha ragione la Russia e non l'Ucraina, faranno senza di noi. Noi sui nostri temi siamo disponibili a dialogare, ma non siamo disponibili a far decidere Conte. Conte ha già fatto abbastanza danni. Ecco, però l'accoglienza insomma oggi non è granché, perché Conte dice Renzi è una tigre di carte, se c'è lui non ci stiamo. Fratoiani dice non vogliamo Renzi nel campo largo. Benissimo, mi pare che quello che è successo in Liguria dimostri che la posizione di Conte ha vinto rispetto alle aperture di Schlein. È una contraddizione che oggi esiste sulla leadership del centro-sinistra. È evidente che Conte utilizza Italia Viva per attaccare la leadership di Schlein, ma questo l'avete scritto tutti, l'avete letto tutti. La partita è tra di loro, lasciamogliela giocare, noi non ci mettiamo nel mezzo. Quello che è certo è noi ci saremo alle elezioni. Quando mettono i veti, come hanno fatto nel 2022, alla fine perdono le elezioni e vince la Meloni. Se vogliono vincere le elezioni, vedranno. Ma quello che è sicuro è che noi la dignità non la scambiamo con la poltrona. Noi non siamo dei ciampolillo qualsiasi. Noi siamo delle persone che hanno delle idee, dei sogni e dei progetti. A questi non rinunciamo, e vedrete fin dalla stagione referendaria che sarà molto interessante. Ora poi abbiamo diverse cose da dire che però non potrete seguire, immagino, ma insomma
sarà un'oretta abbastanza divertente, diciamo, non credo che possiate seguirla tutta, ma vi da detti ai lavori penso che vi divertirete per un paio di frasi che dobbiamo dire. Italia su questa decisione, se la Liguria, sul partito, sulla sua leadership? Immagino di sì, dopodiché lo vediamo dopo. Comunque, insomma, restate nel centro-sinistra, nonostante, diciamo, noi siamo il centro-sinistra, perché noi tra Donald Trump e Kamala Harris stiamo con Kamala Harris, non siamo incerti. Noi stiamo nel centro-sinistra perché sul referendum sulla cittadinanza noi abbiamo portato le firme e votato a favore. Noi abbiamo firmato i decreti sulle unioni civili, non i decreti Salvini. Noi su questi temi non abbiamo alcun tipo di incertezza. Dopodiché non è che dobbiamo fare l'accordo a tutti i costi. Non ce l'ha ordinato il dottore. Se per fare l'accordo dobbiamo rinunciare alle nostre idee, no. Noi rinunciamo alle poltrone, ma non alla dignità. Grazie.